Questo Zoroastro è un personaggio particolare, in realtà si chiamava Tommaso Masini ed era l'aiutante di Leonardo, oltre che un suo amico. Per noi interessa perché si racconta che abbia provato per primo un macchinario straordinario, cioè l'aquila meccanica, la macchina del volo. Forse uno dei macchinari per cui Leonardo è rimasto più famoso nel tempo. L'uomo aveva sfidato il cielo, l'aria ed era riuscito a vincere la sua battaglia attraverso un procedimento meccanico 500 anni prima di oggi. Ma le cose sono andate davvero così? E come funziona una macchina di questo tipo? È possibile ricostruirla? Lassù, eccola là, c'è Mario Taddei che è uno dei ricercatori che lavora a Leonardo III, dunque in questo museo, che per noi si è issato sulla prima realizzazione dopo 500 anni, dopo mezzo millennio, della macchina del volo di Leonardo da Vinci. Eccolo là. Ciao Mario, come va là sopra? Perché è molto faticoso stare là sopra, oltretutto anche un po' rischioso, dunque non ce lo teniamo tanto, ha impedito che lo facessi io, per fortuna dico. Ma intanto questo macchinario, bisogna dirlo subito, è una realizzazione fantastica. L'apertura all'aria è di 12 metri, eccola qua, la vediamo. Partiamo subito da quella, Mario, perché sono fatte così le ali e non continue? Sì, vedi, è una cosa molto diversa dalle solite macchine volanti con l'ala dritta e con una tela tirata. In realtà Leonardo sta studiando gli animali, così come le aquile hanno le piume, anche questa macchina ha delle piume meccaniche, sono questi sportelletti, sono circa 100, sono 100 sportelletti cerati addirittura. Questo apparecchio funziona sul serio, no? Beh, Leonardo cerca, questa è una delle più grandi invenzioni di Leonardo, forse è una delle prime macchine a volo battente meccanico. Lui fa di tutto per farla funzionare. Questo progetto è disperso in decine di fogli del manoscritto B e lui ci cerca di... In realtà lui capisce che teoricamente questa macchina funziona. Il problema è che non riesce a trovare un pilota talmente forte per poter manipolare queste... Ecco perché, come funzionerebbe? Il funzionamento avviene con le gambe che spingono velocemente e fanno questo movimento molto potente. Con le mani contemporaneamente muovo queste rotelle per posso piegare le ali in questo modo. Ma una cosa simpatica è che queste corde che collegano questo sistema dietro all'interno con delle asti servono non solo per muovere le ali, ma addirittura per nuotare e spingere all'indietro queste ali meccaniche. Quindi Leonardo aveva capito esattamente che volare non è semplicemente fare così, ma è addirittura una specie di nuotare nell'aria, che è una cosa molto interessante, proprio perché aveva capito che l'aria è una cosa che si può comprimere e sfruttare per poter volare. E invece per quello che riguarda la coda, perché una direzione bisogna darla al movimento, altrimenti... Leonardo pensa a tutto, sfrutta tutte le parti del corpo umano, addirittura questo anello, che io mi posso mettere in testa. Leonardo dice che io se muovo la testa muovo una barra dietro e come una bilancia posso muovere una coda che è anche pesante, quindi con la testa addirittura posso direzionare la macchina. Ecco, un'altra cosa interessante di questo macchinario che è stato riprodotto, lo ricordiamo in maniera proprio corretta, mettendo insieme, come diceva Mario, parti anche provenienti da diversi manoscritti, è che è uno degli oggetti, come dicevamo, più famosi delle ricerche di Leonardo. Dicevo, da questa poi hanno preso spunto, però parecchi secoli dopo, coloro che hanno ricominciato poi a provare a risolvere il problema del volo, in questo caso con una forma di energia che non è più quella muscolare, che chiaramente non era sufficiente. Tu hai fatto molte ricerche sul codice del volo, dunque su questo insieme di dati e disegni di Leonardo. Che cosa ti ha colpito di questa cosa? Allora, la cosa interessante è che si vede proprio un'evoluzione di un Leonardo giovane che con queste macchine tenta di imitare il volo battente, poi capisce che non ce la farà mai a volare con queste macchine. Nel codice del volo addirittura passa invece un'idea di planare, proprio come fanno per esempio i pipistrelli. Lui, la cosa interessante è che studia tutti gli esseri viventi che sono in grado di volare, crea non una macchina volante, ma decine di macchine volanti a imitazione delle tanti animali che ci sono, addirittura anche gli insetti. Infatti qui in mostra abbiamo decine di macchine volanti, proprio perché Leonardo ne ha fatte tante. Questo è uno dei punti interessanti. Effettivamente Leonardo è sempre un profondo osservatore della natura, che conosce fino nel minimo dettaglio e la imita, proprio perché pensa che non ci sia nulla di migliore, nulla di più efficace di quanto la natura ha già inventato. Lui in qualche maniera cerca soltanto di riprodurla. Ora la storia di Zoroastro che si libra con quella
Aquila meccanica nelle colline di Fiesole è naturalmente falsa perché non viene riportata in nessun documento ufficiale. Quello che resta è il contributo originale e straordinario di Leonardo alla scienza e alla tecnologia del volo, che poi verranno sviluppate, come sappiamo, soltanto in tempi molto più recenti. Questi elementi, queste apparecchiature, tutta questa tecnologia, questa scienza è in gran parte il riaffiorare di qualche cosa che già esisteva tra i sapiens sulla Terra 1500 anni prima di Leonardo.